Sì, pronto. Buonasera, Voduta tu? Sì, salve. Avevo chiamato ieri per prenotare un tatuaggio tutta la schiena, sa, la faccia di un giocatore francese, sì, che gioca in NBA. Sì, difensore dell'anno, sì. Ecco, volevo disdire. Possibile? Buonasera a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. Dopo la gag iniziale, doverosa, parliamo di Clippers Jazz, di Hawks 76ers e della trade dei Boston Celtics, quella che ha coinvolto Kemba Walker, primo movimento ufficiale della carriera da general manager di Brad Stevens. Allora ragazzi, parliamo di Atlanta-Philadelphia. Sembra veramente fatto apposta. Ben Simmons gioca la peggior partita della sua carriera e nonostante questo, Doc Rivers continua a metterlo in campo quando la partita è in equilibrio sul finale. Fortunatamente per Doc, Simmons fa due falli ignobili in 3 minuti, lo tira fuori e mette un quintetto con Maxey, Curry, Korkmaz, Harris ed Embiid. Spaziature migliori, difesa di Maxey ottima a tratti su Trae Young e partita vinta. Giocatore perso Ben Simmons? Ragazzi, semplicemente chi se ne frega. Tutti i dubbi su Doc Rivers espressi nel mio precedente video rimangono. Se non fosse stato per i 5 falli di Ben, col cavolo che lo avrebbe tolto. Un minus per tutta la serie. In ogni caso, è una serie che non è ancora finita. Sarà a gara 7. Ed ancora i giochi non sono fatti. Fila al coltello dalla parte del manico. Bogdanovic si è fatto male in gara 6, Young ha una spalla acciaccata e soprattutto Philly gioca in casa. Ma l'impressione netta è che Doc, insistendo su Simmons, lo abbia mentalmente, definitivamente perso. Le due gare più importanti della sua carriera, finora breve, va detto, sono state due disastri terrificanti. Dico personalmente Philadelphia, ma spero possa essere almeno una gara 7 equilibrata. Andiamo poi al sosia di Maxey, ovvero Terance Mann. Fa il miracolo in quel di Los Angeles. Una partita buttata da Utah, sia chiaro. Anche in questo caso ci tengo a precisare come praticamente la stessa squadra dello scorso anno, meno Leonard, sia stata in grado di rimontare in gara 5 e 6 con gli Utah Jazz, mentre nello scorso anno avveniva con Rivers esattamente l'opposto. I Clippers raggiungono le finali di conference per la prima volta nella loro storia e credo sia giunto il momento di dare a Cesare quel che è di Cesare. Il tanto bistrattato Tyronn Lue conferma di essere uno dei migliori allenatori della Lega. Paul George ha confermato di meritarsi il contratto ricevuto in off-season e Jerry West, quel genio di Jerry West, o chi per esso, per averci ancora una volta visto lungo con giocatori come Kennard, Batum, Reggie Jackson e il sopracitato Terance Mann. Ma siccome di playoff parlano praticamente tutti, andiamo sulla questione legata alla trade Kemba Walker. Tatum, perché parto da Tatum? Sì, vabbè, dai. Tatum non nei quintetti All-NBA è un gran colpo di culo per i Boston Celtics, poiché l'estensione che partirà il prossimo anno non avrà maggiorazioni. Stessa identica situazione di Spida Mitchell, tra l'altro. Analizziamo però la trade molto rapidamente. Si liberano circa 9 milioni a stagione, che è la differenza tra quello che percepisce Al Horford e quello che percepisce Kemba Walker. Se ne facciamo un discorso pluriennale, sono circa 30 milioni totali in meno nei prossimi 2 anni tra Kemba Walker e Al Horford. Si liberano i 17 milioni di Fournier, si liberano circa 2 milioni e 3 di Cornette, rimpiazzato però da Moses Brown, che ne prende meno di 2. Si liberano 1.750.000 di Semi Ojeleyi e si liberano i 2 milioni e 2 di Mo Wagner, che tra l'altro veniva ancora pagato dai Boston Celtics, ma in realtà era già andato altrove. Jabari Parker parzialmente garantito da 2,2 milioni, da vedere cosa faranno i Celtics. Di fatto è una team option. Nella stagione 2021-22 i Boston Celtics andranno a pagare circa 125 milioni e mezzo di dollari. Ma soprattutto con questo movimento di mercato, la parola d'ordine è stata flessibilità. Qualcuno d'ora in poi
ipotizzerà pacchetti vari che comprendano Jaylen Brown verso Portland, magari per Lillard, oppure lo stesso Jaylen Brown verso Washington in cambio di Bradley Beal. La realtà è che il più probabile partente è Tristan Thompson, che, visti gli arrivi di Horford, la conferma di Time Lord e l'arrivo di Moses Brown, che ok sì, ha fatto benissimo, sembra quello col contratto più appetibile e quello meno utile, diciamo, alla causa. C'è Marcus Smart in scadenza, che può essere un'altra ulteriore pedina di scambio ottima in molte trade, sia per il contratto in scadenza, sia per la qualità del giocatore, quindi potrebbe far comodo sia a squadre che vogliono liberare spazio per l'anno prossimo, ovvero tra due anni, sia per squadre che vogliono aggiungere un tassello importante per provare a puntare in alto. Ora Boston ha il margine per eventualmente rifirmare anche Fournier. Per me, sinceramente, non ha senso, ma potenzialmente potrebbero. Altra cosa da non sottovalutare. Horford ha l'ultimo anno parzialmente garantito da 14 milioni e mezzo. E questo potrebbe far gola a molte squadre, dando a Boston l'opportunità di aggiungere una superstar già durante la prossima estate. Qualcuno parla già di Bradley Beal. Miglior fit in campo con Horford rispetto a Kemba, e questo lo si è visto nelle passate stagioni, prendi Horford, che era un giocatore che voleva tornare ai Celtics e che con i Celtics aveva disputato ottime stagioni. Del resto conosce già l'ambiente. Sponda Kemba, si vocifera di uno scambio tra Kemba Walker e Porzingis, ma l'attuale caos totale dei Dallas Mavs lascia moltissime strade aperte. In questo caso Doncic avrebbe un secondo creator offensivo e Kristaps andrebbe a fare la prima punta in una squadra in rebuilding, ma molto futuribile e con tanto spazio salariale. In ogni caso, Kemba Walker difficilmente rimarrà ai Thunder. Ma torniamo rapidamente a noi e al discorso playoff. Questa notte si giocherà gara 7 tra Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. Non ci sarà Kyrie Irving, out anche per gara 7, ci saranno James Harden e Kevin Durant. Dall'altra parte il solo assente Donte DiVincenzo. Sarà una gara 7 tosta. Nelle ultime due partite, gara 5 e gara 6, Milwaukee è stata avanti anche in doppia cifra, anche abbastanza agevolmente. In gara 5 Kevin Durant ha giocato una prestazione probabilmente irripetibile, in gara 6 questo non è successo e i Bucks hanno vinto. Per come stanno le cose, per l'aspetto mentale, per l'aspetto tecnico, io sono più propenso per i Milwaukee Bucks. Ma ditemi la vostra nei commenti, come al solito, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdervi le novità targate NBA Revival Zone. Un saluto, il Franz.